Buonasera, diamo insieme uno sguardo ai programmi che propongono le reti RAI per la serata. Su Rai 2 alle 20:10 gli avvenimenti agonistici della giornata in Domenica Sprint, alle 21:05 Beautiful, che ha i sottotitoli alla pagina 777 di Televideo. Alle 22:30 dallo studio 5 della DEAR, solo di domenica? Alle 23:35 Protestantesimo. A mezzanotte e 5 lo speciale del Dipartimento Scuola Educazione. Storie dallo Spallanzani. La prevista terza puntata di Mito e Storia, Storia della Magia, sarà trasmessa domenica prossima, stessa ora, stessa rete. All'una da Park City, telecronaca dello slalom gigante femminile valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Seguirà dal Sestriere la sintesi dello slalom gigante, sempre valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Su Rai 1 alle 20:40 in Eurovisione dall'Antoniano di Bologna, 35esimo Festival dello Zecchino d'Oro, in stereofonia nelle zone raggiunte da questo servizio. Alle 22:30 la Domenica Sportiva. A mezzanotte e 35 Notte Rock. All'una e 5 il film di guerra di Reagan Wright, Gung Ho, con Randolph Scott. Su Rai 3 alle 20:10 Blob Cartoon. Alle 20:30 il film thriller di Roman Polanski, Frantic, interpretato da Harrison Ford. Seguirà TG3 22:30. Alle 22:50 Paolo Rossi presenta il suo cabaret Sulla testa. A mezzanotte e 15 il film Shadow and Wrong per la regia di Lowell Sherman in versione originale con sottotitoli in italiano. All'una e 20 per capolavori del cinema muto in prima visione TV il film Intolerance. Auguro a tutti una buona serata. Postino ha lasciato questa. Io faccio un salto in ufficio a occuparmi un po' dell'imminente sfilata. Quando sono partita da Los Angeles avevo le idee un po' confuse, ma ora vedo le cose con maggior chiarezza. Voglio parlarti, Rich. Non appena sarò a casa, con affetto, Brooke. Caro Eric. Ancora qualche giorno e poi tornerò. Ancora qualche giorno e nascerà il nostro bambino. Ciao, Rich. Ciao, Logan. Stai benissimo. Anche tu sei. Brooke è tornata e insieme a lei sono tornati i problemi per Eric, Ridge e Stephanie. Ma all'improvviso. Vai, vai, non ti preoccupare per me. Non me la sento di lasciarti così. Ridge, forse è meglio che mi porti in ospedale. Appuntamento domenicale con le appassionanti vicende di Beautiful. Questa sera alle 21 su Rai 2, dopo Domenica Sprint. Insomma, Brooke, dove sei finita? Per riavere bianchissimo mucato molto sporco, cosa fare? Faccio ammolli, prelavaggi. Con Dasciultra non serve, basta il semplice lavaggio. Io credo solo quando ho provato. Allora, com'è andata con questa Dasciultra? È andata benissimo. Guardi questo lenzuolo, un bianco splendido, brillantissimo. Questo Dasciultra è eccezionale. Guardi anche questa federa. Qui c'erano macchie di trucco rossetto, di quelli indelebili. Senza prelavaggio, senza niente ed è perfetto. Decisamente candido. Tornerebbe al suo sistema tradizionale. No, guardi. Dasciultra, più bianco, non si può. Buonasera, tra un paio di giorni, con l'inizio di dicembre, comincerà anche il cosiddetto inverno meteorologico che durerà 90 giorni fino alla fine di febbraio. L'inverno invece astronomico, che è calcolato in base alla posizione dell'asse terrestre rispetto ai raggi solari,
è posticipato, comincerà con il solstizio appunto invernale del 22-23 dicembre e andrà avanti fino all'equinozio di primavera del 21 marzo. Dunque nei prossimi mesi dovremo prepararci a temperature un po' più rigide, anche se i valori più bassi mediamente vengono raggiunti intorno alla prima metà di gennaio. Ma ora diamo uno sguardo alla situazione con il nostro satellite. L'Italia è interessata dal passaggio di una debole perturbazione che ha raggiunto in mattinata le regioni centro-settentrionali, proseguendo poi verso il nostro meridione. Ma abbiamo scelto questa immagine a scala ridotta per mostrarvi a sinistra il grande vortice sull'Atlantico, la cui estensione in senso meridiano supera i 5.000 chilometri. Quest'area fortemente perturbata porterà dunque venti di burrasca, fenomeni intensi sulla Gran Bretagna e poi sulla Scandinavia, mantenendosi fortunatamente a debita distanza dall'Italia. Ed ecco ora le previsioni per la giornata di domani, cominciando dal mattino. Al nord e al centro, cielo tra il variabile e il poco nuvoloso, con rasserenamenti più ampi sui settori occidentali e la persistenza di banchi di nebbia in pianura padana. Al sud invece nubi regolari e qualche pioggia locale. Ulteriore miglioramento sulle regioni centro-settentrionali a partire dal pomeriggio, anche in Sardegna, e ancora nuvolamenti sparsi al sud della penisola e in Sicilia, forse con isolate residue piogge sul versante ionico. Poi, nel corso della notte, torneranno le nebbie, favorite dal raffreddamento del suolo e dal notevole tasso di umidità dell'aria. Per le temperature, probabile flessione delle minime, specie al nord, dove il termometro potrebbe scendere sotto zero a Bolzano, Torino, Aosta, forse anche a Milano, meno 2 previsti all'Aquila. In leggera ripresa le massime diurne, al nord e al centro, valori stazionari invece al sud, a causa della nuvolosità un po' più accentuata, le medie generali comunque sono comprese tra i 14 e i 16 gradi. Abbiamo visto dei valori negativi al nord, questo comporterà la formazione di ghiaccio, molto pericolosa lungo le strade per gli automobilisti, attenzione dunque. Infine i venti saranno generalmente deboli, qualche rinforzo da nord-est sul versante ionico, di conseguenza tra i mari avremo mosso lo Ionio e il canale d'Otranto, poco mossi gli altri mari. E per tutto per oggi, grazie e buona serata. Lunedì sera a Speciale Mixer. Doppia personalità. Le contraddizioni, i dibattiti e le emozioni di un PSI in crisi di identità. Dopo l'Assemblea Nazionale in attesa del congresso, faccia a faccia con il numero 2 della CGIL, Ottaviano Del Turco. Lettera aperta sull'AIDS, sofferenze del corpo e interrogativi della mente. Un'intervista shock per capire cosa significa convivere con la peste del secolo. Massimo Carlotto, condannato, è l'epilogo di una vicenda giudiziaria che ha dell'incredibile. L'imputato ha detto, in carcere vivo non ci torno. Riaprite questa scuola, la troupe di Mixer a Palermo per risolvere un caso di ordinaria burocrazia. E ancora, lo scandalo dell'anno. Nella sua casa di Manhattan Woody Allen si confessa, vizi e virtù di un regista che ama Sunny. Esistono gli UFO? Sulle tracce di un interrogativo inquietante. Sì, no, non so. Gli ultimi avvistamenti, le prove, le smentite, le indagini. Un'inchiesta affascinante ascoltando l'universo. Lunedì sera a Speciale Mixer, alle 21.35, su Rai 2. Dopo La storia spezzata, ancora una grande coproduzione di Rai 2, liberamente tratta da un romanzo di Maria Venturi. Il cielo non cade mai. Non posso vivere senza di te, ma non posso neanche vivere con te, mi sembra evidente, no? Non hai più bisogno di me perché c'è Francesca. Se ti lascia stare Francesca. No, è la verità e tu lo sai. Il protagonista è Nicola, un giovane stilista, drammaticamente conteso tra l'amore difficile e tormentato con una fotomodella e quello semplice con una ragazza acqua e sapone. Principessa, mi hai salvato, lo sai. È grazie a te che ho vinto questo premio. Grazie a me. Per raggiungere il successo sapeva che avrebbe dovuto lottare. Sai che cosa sei tu? Sei un mantenuto. E sai che cosa sei? Senti, non provare a insultare Camille. Smettetela con questo. Ma per riconoscere il vero amore avrebbe dovuto lottare ancora di più. Vigliacco! Stai calma! Stai calma! Stai calma! Il vero amore è come il cielo. Può annuvolarsi, può oscurarsi, ma alla fine il sereno ritorna.
Kim Rossi Stewart è il protagonista di Il cielo non cade mai, un film in tre parti. Martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, 20:30, Rai 2. Ore 19:42. Quando ho avuto una carie, sono andata dal dentista. Ora l'ho curata. La carie si forma quando i denti sono poveri di calcio. Usi un dentifricio specifico. Così ho scelto AZ Verde Fluor Protection. Con il fluoro disponibile in forma ionica al 100%, fissa il calcio sui denti e forma una barriera più resistente contro la carie. E oggi mi sento più tranquilla, a ogni controllo. AZ Verde, protezione verde contro la carie. AZ, anche il tuo dentista se ne accorgerà. Insostituibile, J&B. Indomabile, J&B. Incorreggibile, J&B. Indimenticabile. J&B, inconfondibile Scotch Whisky. Sony iBlack Trinitron. Chi ce l'ha, lo sa. Porsche Carrera grigio metallizzato. Cosa fai, cretinetti? Parli da solo? Ti piacerebbe un Porsche? Prendi un Melegatti. Signor elettrico. Signor elettrico. Oh, sei involato. Con Melegatti, lo sai, la fortuna è più dolce che mai. Messaggio recepito. Onorevole, c'è una cartolina per lei con i saluti di Andrea Barbato. Altre cartoline. Il nuovo libro di Andrea Barbato, per tutti gli italiani che non rinunciano a pensare, in libreria. Al ristorante Fini di Modena sono nati i tortellini freschi Fini, una bontà che ancora oggi è il meglio del ristorante Fini, cioè il meglio di Modena, cioè il meglio dei tortellini. Tortellini freschi Fini, il meglio del meglio del meglio. Vieni da papà. Sto vicini, il sorriso che c'è in te. Buonasera dal TG2, edizione domenicale, ecco subito i titoli. Germania e i nazischin non danno tregua. Sudafrica, massacrati 8 bianchi. Guerra del fumo, scende in campo la finanza, domani sigarette più facili? Inchiesta del TG2, vita da nomadi, un giorno tra i Rom. Calcio, battuta la Juventus, Milan sempre più solo.
Mentre nuovi episodi di violenza scuotono la Germania, i capigruppo parlamentari dei quattro grandi partiti tedeschi riuniti per 3 giorni a Bonn non sono ancora riusciti a trovare un accordo per modificare quell'articolo della Costituzione che regola il diritto d'asilo. Responsabili del rogo di Melne, in cui persero la vita lunedì scorso una donna e 2 bambine turche, sono stati arrestati e il fronte nazionalista è stato messo al bando. Ma la violenza razzista non ha tregua. I nazischin sono tornati a colpire la notte scorsa in diverse località tedesche. A Eberswalde, a 40 km da Berlino, un incendio ha raso al suolo una baracca in cui vivevano 60 immigrati. Fortunatamente non ci sono state vittime. A Lingen, in prossimità del confine con l'Olanda, sono state lanciate 2 bombe incendiarie contro un prefabbricato mobile che ospita 20 profughi di diverse nazionalità, mentre ad Hannover, in Baviera, un profugo libanese è stato aggredito ieri sera da un gruppo di giovani che gli hanno poi sparato con una pistola a lanciarazzi. Ma la furia dei nazischin colpisce ora anche chi, seppur tedesco, è sospettato di essere complice. Il giornale Bild am Sonntag pubblica oggi la storia di una ragazza di 14 anni sfregiata da 2 giovani solo per aver indossato una kefia palestinese. L'atmosfera si fa ogni giorno più pesante. Ieri è stata una delle giornate più intense di questi ultimi mesi. Almeno 50.000 persone hanno dimostrato nelle grandi città. Kiel, Duisburg, Dortmund, Lobecca, Stoccarda e anche a Mölln contro l'odio per i diversi. Molto forte la presenza dei turchi. 2.500 di loro a Duisburg hanno dato luogo ad una marcia silenziosa di protesta. Manifestazione meno tranquilla invece a Mölln. Turchi di diverse opinioni politiche si sono combattuti con lanci di pietre e bottiglie e la polizia è dovuta intervenire per dividerli. Il primo ministro israeliano Rabin ha chiesto al governo tedesco di usare tutti i mezzi possibili per stroncare questi episodi di razzismo, antisemitismo e neonazismo. Rabin ha espresso incoraggiamento per quelle parti della società tedesca che lottano contro questi fenomeni. Il governo israeliano condanna il razzismo in Germania, ma respinge le proposte di diversi settori politici di boicottare la Germania o addirittura rompere le relazioni diplomatiche. I fenomeni di antisemitismo, ha detto Rabin, vanno soffocati sul nascere. Bisogna schiacciare la testa del serpente finché è piccolo, ma è interesse di Israele appoggiare quanti in Germania lottano contro l'intolleranza. In Italia 3 gravissime sciagure stradali nell'ultimo fine settimana di novembre. 6 giovani sono morti, altri 3 sono rimasti feriti in incidenti sulla Salaria, tra San Benedetto ed Ascoli e in provincia di Udine. Lo scontro più grave sulla Salaria, dove sabato notte un Alfa 75 con a bordo 3 giovani è uscita di strada schiantandosi contro un albero. I 3 passeggeri, 2 ragazzi e 1 ragazza di ritorno da una discoteca, sono morti sul colpo. Nello stesso incidente è ferito un altro giovane che a bordo di una seconda Alfa 75 seguiva la prima auto nella sua folle corsa. Altri 3 morti in Friuli, in 2 incidenti. Anche qui le vittime tornavano a casa dopo una notte in discoteca. Politica, ancora un caso di ingovernabilità nelle amministrazioni locali. A Mantova, per l'impossibilità di varare la giunta, si dovrà votare di nuovo per il consiglio provinciale. L'assemblea era stata eletta appena 2 mesi fa, con un vistoso successo della Lega Nord. Un attimo. Sì, un attimo. C'è qualche problema, ma continuiamo senz'altro nel nostro giornale. Ecco, parlandovi della situazione del blocco navale per quanto riguarda la Jugoslavia. Una nave maltese proveniente da un porto del Montenegro è stata intercettata e dirottata a Bari dal caccia britannico Gloucester, una delle unità della NATO che sotto comando italiano controllano l'embargo decretato dall'ONU contro la Federazione Serbo-Montenegrina, ed è il 35° mercantile che è stato intercettato in Adriatico. Violenze in Sudafrica. L'episodio più grave a King Williamstown. Un gruppo armato di 5 neri ha fatto irruzione ieri sera nella sala da pranzo di un club di golf riservato ai bianchi, sparando raffiche di mitra e lanciando granate. 4 persone sono morte e 17 ferite. Si tratta del primo attentato di questo tipo in Sudafrica condotto da neri contro bianchi. Una ricompensa di circa 20 milioni di lire è stata promessa a chi darà notizie per identificare gli uomini del comando. In una cittadina nei pressi di Johannesburg poi una famiglia di bianchi è stata aggredita a scopo di rapina nel suo domicilio. 4 morti e 1 ferito grave. Si tratta di episodi che rendono ancora più difficili già complessi negoziati tra governo e movimenti neri per l'avvio di una fase costituente per un Sudafrica multirazziale.
E più pesante di quanto sembrava il consuntivo delle vittime dopo il tentato colpo di Stato dei giorni scorsi in Venezuela. Secondo il Ministero della Difesa, i morti sono stati 169, 142 civili e 27 militari. Scortata da unità della Marina da guerra americana e da aerei da ricognizione, la nave del plutonio, diretta in Giappone, continua il suo pericoloso viaggio. L'hanno chiamata la nave del terrore, la nave al plutonio, ma il suo nome è Akatsuki Maru, che significa luna rossa. È il cargo giapponese che riporta a casa 1,7 tonnellate di plutonio arricchito, ciò che resta del riprocessamento del combustibile usato nelle centrali termonucleari giapponesi, che è stato effettuato in Francia. La spedizione doveva seguire una rotta segreta, ma è stata intercettata. Si trova in questi giorni in Sudafrica, precisamente sta addoppiando il Capo di Buona Speranza. Prima di altre spedizioni che porteranno in Giappone 30 tonnellate di plutonio, ha scatenato dure polemiche per la pericolosità del carico, un semplice incidente avvelenerebbe il pianeta per i prossimi 24.000 anni e perché il plutonio, oltre all'energia nucleare, può servire ad altri scopi, a fabbricare bombe ad esempio. Secondo l'organizzazione, in questo momento mi dicono che è pronto il servizio da Mantova, avevamo parlato della necessità di votare ancora per il Consiglio Provinciale. Servizio da Mantova. Mantova torna a votare a poco più di 15 giorni dalla chiamata alle urne del 13 dicembre. In Lombardia si voterà tra l'altro a Varese e a Monza. La Lega di Bossi, che aveva festeggiato proprio ieri a Varese il suo sesto anno di vita, fallisce clamorosamente il primo appuntamento con la governabilità. Il Consiglio Provinciale della città virgiliana è stato infatti sciolto oggi a mezzogiorno. Lo scorso 27 settembre, in un turno elettorale sempre anticipato, la Lega aveva trionfato. Con il 34% dei voti e 11 consiglieri su 30 era diventato il partito di maggioranza relativa. Agli altri, DC e PSI in testa, l'elettorato mantovano aveva regalato una disfatta vera e propria, con consensi pressoché dimezzati. In due mesi, come prevede la legge sugli enti locali, la provincia doveva avere un nuovo governo. La Lega non è invece riuscita ad allearsi con alcuno. Stamattina l'ultimo tentativo con la messa ai voti di un monocolore leghista di minoranza. Nessun voto si è però aggiunto a quello degli 11 consiglieri leghisti, neppure quelli dei rappresentanti della Lega Alpina, ex creatura della sorella di Bossi, Angela. Secondo i rappresentanti dei partiti, per Bossi era prima vera sconfitta. Per il leader leghista, al microfono di Alessandro Casarin, le cose stanno in tutt'altro modo. A Mantova però si va a votare perché i partiti sono frammentati e rotti al loro interno. Lì c'è il PDS che è spaccato in due, che non risponde neppure più agli input nazionali. A Mantova resta dunque il commissario. Le nuove elezioni, forse, nella prossima primavera. Questa è la situazione a Mantova. La prossima settimana sarà decisiva per conoscere la sorte della riforma elettorale. Alla Commissione bicamerale per le riforme, il segretario liberale Altissimo proporrà un sistema elettorale uninominale a doppio turno sul modello francese. Cambiamo pagina. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, circa 12 milioni di adulti e almeno 1 milione di bambini sono stati colpiti fino ad oggi dall'AIDS. Di questi, oltre 1 milione sono diventati sieropositivi nel corso dei primi 6 mesi del 92. Nella sola Africa subsahariana i sieropositivi sono 7 milioni. Qualche schiarita nella vicenda dei tabacchi. Domani l'intervento della Guardia di Finanza, deciso dal governo, dovrebbe consentire l'avvio della distribuzione delle sigarette in tutta Italia, ma l'agitazione dei lavoratori dei monopoli prosegue. Da domani non solo sigari per i 13 milioni di fumatori italiani. Dopo settimane di astinenza forzata, i primi pacchetti di sigarette dovrebbero tornare negli scaffali dei tabaccai, rimasti in questi giorni desolatamente vuoti. Il condizionale però è d'obbligo, ci vorrà infatti almeno qualche giorno prima che tutte le rivendite siano adeguatamente rifornite. La Guardia di Finanza, autorizzata da un decreto del ministro Goria, si limiterà a sdoganare i 700 convogli ferroviari carichi di sigarette fermi da giorni nelle stazioni e a rifornire i 600 magazzini privati sparsi in tutta Italia. Il viaggio fino alle tabaccherie richiederà poi altro tempo. Ieri le Fiamme Gialle hanno compiuto qualche operazione di assaggio a Bari e Palermo. C'è stata qualche tensione con i lavoratori dei monopoli, che ovviamente non sono d'accordo con questa decisione. I 13.000 dipendenti dell'azienda di Stato sono infatti ancora in stato di agitazione, con una serie di scioperi a livello regionale. Protestano, lo ricordiamo, per ottenere precise garanzie occupazionali in vista della trasformazione in società privata dei monopoli di Stato. I sindacati comunque assicurano che domani non si opporranno all'intervento dei finanzieri.
Anche a Roma esistono le favelas, vere e proprie città di lamiere e baracche in cui vivono migliaia di extracomunitari e dove le telecamere del TG2 sono entrate nei giorni scorsi. E ci sono anche numerosi campi nomadi. Vediamo. Cosa ti piacerebbe fare da grande? Boh, niente. Vivere la nostra vita così. Com'è la vita di un nomade? E come, non la vedi? È così nelle baracche, stare a casa. Vita da nomadi, vita senza futuro, poche prospettive di inserimento e il peso dei pregiudizi, alcuni del resto alimentati da reali comportamenti devianti. Qui, in questo campo alla periferia di Roma, vivono circa in 500 in condizioni igieniche e sanitarie estremamente precarie. Viviamo qua come il topi. Come il topi. Senza gabinetti, senza l'acqua, senza luce. I bambini vanno sporchi alle scuole, non ci abbiamo l'acqua. I bambini, più fragili, sono le principali vittime delle dure condizioni di queste favelas di casa nostra. Qualche giorno fa, in un altro campo nomadi di Roma, è morto nell'incendio di un orologio un bambino di 2 anni. Di incidenti simili ce ne sono stati diversi negli ultimi anni, almeno 8. Altri bambini, invece, sono morti per il freddo. L'Opera Nomadi denuncia il Comune di Roma non utilizzerebbe i fondi stanziati dallo Stato per l'allestimento dei campi e le condizioni di questa gente non sembrano avere prospettive di miglioramento. I ragazzini giocano nel campo e accolgono con curiosità l'arrivo di una troupe. Come stamattina non sei a scuola? Non mi va. Ah, tu quando non ti va non ci vai? No. Sono pochi i bambini che frequentano regolarmente le scuole elementari, pochissimi quelli che passano alle medie. I genitori, per scusarsi, dicono che i loro figli si vergognano di non potersi lavare. E aggiungono, degli zingari ci si ricorda solo quando avviene un incidente o quando qualcuno di noi viene accusato di furto. In che modo le dittature europee della prima metà del secolo utilizzavano il cinema per guadagnare il consenso? Di questo si è discusso alla rassegna internazionale sul cinema ritrovato in corso in questi giorni a Bologna. Quali i punti unificanti e le possibili differenze dell'atteggiamento di Hitler, Mussolini, Stalin nei confronti del cinema? Quesito complesso al quale dà più di una risposta con tanti film e un corposo catalogo la sesta edizione della rassegna internazionale Il cinema ritrovato in corso a Bologna. I tre dittatori amavano i film che, recuperando all'immaginario popolare grandi figure di storia patria, esaltassero loro stessi. Ne perdevano l'occasione di esercitare una inappellabile censura. Cinema che tuttavia annovera più di un'opera rimasta negli annali, come lo splendido documento di Leni Riefenstahl dedicato ai Giochi Olimpici di Berlino del 1936. La manifestazione bolognese propone anche una selezione di materiali che esemplificano la transizione dal muto al sonoro in Europa in coincidenza con lo sviluppo delle società-stato totalitarie. È una rassegna di cinema ritrovato, ovvero il recupero e il restauro di film, alcuni dei quali si credevano addirittura perduti. E dunque cineteche come musei e biblioteche, pellicole come quadri o libri, una stessa dignità non ancora completamente riconosciuta, ma già conquistata sul campo dal cinema, come ha sottolineato un incontro tra esperti di diversi continenti. È tutto per questa edizione, appuntamento col TG2 della notte. Adesso Domenica Sprint. Grazie, arrivederci. Nonna, guarda questo golfino delicato. Ci vorrebbe la tintoria. Ma no, prova con la candeggina. No! Tranquilla. E Ace Gentile, una nuova Ace sicura persino sui delicati che finora non potevi candeggiare. Versane un po' sulla macchia e poi l'aggiungi a detersivo. Vedrai. Che pulito brillante, eh? Che novità. Per i delicati come per il bucato di tutti i giorni. Nuova candeggina Ace Gentile, sicurissima persino sui delicati. Belfe e Belfe.
Zoppas li fa e nessuno li distrugge. Benvenuti i benvenuti, i frollini nuovi preparati con lo yogurt per darti meno grassi e un gusto unico. A colazione, benvenuti i benvenuti. Mangia sano, torna alla natura con Mulino Bianco Barilla. Conte di Cavour. Pubbliche relazioni. Ambrogio? Signore? Avverto un leggero languorino. Ci fermiamo per prendere qualcosa? Non saprei che cosa, Ambrogio. La mia non è proprio fame. È più voglia di qualcosa di buono. Capisco, signore. Dovremmo tenere in auto qualcuno di quei Ferrero Rocher. Mi ero permesso di pensarci, signora. Bravo, Ambrogio. Pensi proprio a tutto. Ferrero Rocher soddisfa la voglia di buono. Da oggi in edicola c'è Chuck si scia con Alberto Tomba. 15 videocassette, una ogni due settimane per sciare meglio. Insieme troverai anche una dettagliata guida alla montagna e in omaggio con il primo numero la borraccia scelta da Alberto. Non lasciatemi solo sulle nevi, eh? Con Roventa Optima Press tutto è più facile. Carichi il caffè e non serve pressare. Non serve stringere, basta un dito. La pressatura è automatica. Con Roventa Optima Press basta un dito. Roventa, per chi non si accontenta. Dopo La storia spezzata, ancora una grande coproduzione di Rai 2, liberamente tratta da un romanzo di Maria Venturi. Il cielo non cade mai. Non posso vivere senza di te, ma non posso neanche vivere con te, mi sembra evidente, no? Non hai più bisogno di me perché c'è Francesco. Se ti lascia stare Francesco, No, è la verità e tu lo sai. Il protagonista è Nicola, un giovane stilista, drammaticamente conteso tra l'amore difficile e tormentato con una fotomodella e quello semplice con una ragazza acqua e sapone. Principessa, mi hai salvato, lo sai. È grazie a te che ho vinto questo premio. Grazie a me. Per raggiungere il successo, sapeva che avrebbe dovuto lottare. Sai che cosa sei tu? Sei un mantenuto. E sai che cosa... Senti, non provare a insultare Camille. Smettetela, per favore. Ma per riconoscere il vero amore, avrebbe dovuto lottare ancora di più. Stai calma! Il vero amore è come il cielo. Può annuvolarsi, può oscurarsi, ma alla fine il sereno ritorna. Kim Rossi Stewart è il protagonista de Il cielo non cade mai, un film in tre parti. Martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 dicembre, 20:30, Rai 2. Tra poco gli avvenimenti agonistici della giornata in Domenica Sprint. Da 3 anni divido tutto con lei, tranne la bolletta del telefono. Lei è terribilmente affascinante nelle mie camicie. Ha un modo di persuadermi nel fare le cose. Io odio ballare, ma come si fa a resisterle? Penso che lei abbia una grande energia telepatica. È un rapporto irresistibile. Baileys, tempo di feeling. Rotobridge Meliconi mette insieme videoregistratore, televisore e videocassette. Orientabile come volete. Meliconi, un'altra idea intelligente. Sapore che non ti sbagli. Amaro Montenegro, sapore vero. L'elemento decisivo è Occhio d'Aquila Zeiss. Il super obiettivo ha scelto Yashica T4, la super automatica tascabile. Yashica è nel cuore di tutti.
esigete la garanzia totale Powa Card per la vostra Yashica T4. Mina! Le immagini più belle di un mito intramontabile raccolte per la prima volta in 3 videocassette della collana Protagonisti. Mina, fascicolo e videocassetta in edicola a sole 25.900 lire. Una proposta Video Rai Phonit Cetra. Gillette presenta Sensor, il nuovo sistema, la nuova tecnologia che cambierà il tuo modo di raderti per sempre. Le due lame di Sensor sono montate su molle straordinariamente sensibili e ciascuna sente in ogni momento le caratteristiche uniche del tuo viso e vi si adatta automaticamente. Nessun altro rasoio rade più a fondo. Il nuovo rivoluzionario Gillette Sensor, la rasatura migliore che un uomo possa ottenere. Insostituibile, J&B. Indomabile, J&B. Infallibile, J&B. Intramontabile, J&B. Incorreggibile, J&B. Invidiabile, J&B. Indimenticabile, J&B. J&B, inconfondibile Scotch Whisky.